L'ultimo progetto che ho fatto è il libro con mio figlio. Viene qua e ha cominciato a dire delle cose sulle mie opere, dando dei nomi, dei titoli e dicendo delle cose che mi hanno abbastanza impressionato. Allora io gli ho chiesto: ma Piero, ma per piacere, ma possiamo scrivere le cose? Non le puoi scrivere? E lui mi ha detto: ma mamma, lo sai che io sono pigro, io non scrivo. Cioè, se vuoi, te le detto, le scrivi tu. E quindi io per un anno e mezzo, due, sono andata avanti a trascrivere cose che lui mi diceva. E mi sono trovata del materiale così interessante che alla fine ho detto devo fare un progetto. Ed è venuto fuori questo libricino che si intitola Mi aiuti a capire cosa sto facendo? La madre chiede al figlio e lui risponde così. A sinistra hai sempre delle fotografie che lui ha fatto a me mentre faccio la mia azione quotidiana di questo scatto fotografico che faccio tutti i giorni. E a destra tutta una serie di sue visioni su il mio lavoro, su che cos'è l'arte, chi sono gli artisti, cos'è l'arte dal punto di vista dell'arte, eccetera. Per cui, per esempio, non so, vediamo quella sugli artisti, tanto per... Eccolo qua. L'artista è una persona alla ricerca di uno scopo che poi fa vedere agli altri. Ogni artista ha il suo stile, le sue regole. Ogni artista può decidere di costruire, pitturare, filmare, inventare, fantasticare. Alcuni non hanno regole e fanno un'arte a caso. Ogni artista ha una sua regola ben precisa, quella che l'arte può essere qualsiasi cosa.